mi presento esclusivamente per conoscerci. Mi chiamo Pierpaolo Mattioni, sono coordinatore di ADM dell'Umbria e ci siamo incontrati con Alessandro, ogni tanto ci vediamo a livello tra vari componenti, e avevamo pensato di trattare insieme, quindi tra l'altro spero di poter organizzare a primavera una cosa analoga, diciamo, in Umbria, sul tema dei rifiuti e annessi e connessi legati a questo, perché l'Umbria e Roma, sostanzialmente il Lazio, sono legate nel bene e nel male, diciamo, sulla vicenda della gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, discariche. Quindi sono due realtà che comportano l'elemento centrale della discarica come sistema di risoluzione del problema della gestione dei rifiuti. Sapete che le discariche, all'interno anche delle disposizioni anche italiane, non solo le direttive europee, sono cose da chiudere sostanzialmente, vengono riconosciute come l'ultimo e più grave anche elemento. Ecco, quindi questo è un po' la cosa. Ecco, poi quindi noi volevamo fare un ragionamento mettendo insieme le problematiche romane e laziali con quelle umbre, perché gli attori sono grosso modo gli stessi, le questioni belle e brutte sono analoghe, quindi è interessante per noi ragionare in questo senso. Per cui, ecco, a questo punto direi, passo la parola a Francesca Mercanti, che è la coordinatrice nazionale di ADE e membri individuali. E poi procediamo, grazie. Ah, buongiorno a tutti, io prenderò solo un minuto per salutarvi, perché abbiamo poco tempo con i relatori e quindi voglio lasciare subito la parola a loro. Ci tengo molto ho tenuto molto a partecipare a questa giornata perché, come diciamo gli iscritti individuali sanno, le tematiche ambientali a me sono molto care. Per diverse ragioni. Vabbè, tanto per cominciare, ALDE Party e il gruppo di europarlamentari sempre dei liberali democratici a Bruxelles hanno come, diciamo, come uno dei loro valori fondamentali quello della protezione dell'ambiente e gli investimenti nelle energie rinnovabili. Quindi diciamo che questa iniziativa rientra perfettamente in linea con i punti fondamentali di ALDE Party. C'è anche una ragione di tipo personale e professionale, perché con Niccolò Rinaldi nel suo mandato, quando ero sua collaboratrice, abbiamo portato avanti tutta una serie di iniziative proprio contro gli scandali delle discariche. Io stessa l'ho accompagnato a visitare una delle discariche toscane che sono rimaste, ed è stata un'esperienza piuttosto profonda, direi, il fatto che veramente in discarica ti senti male. Perché insomma l'aria respirabile, l'aria inquinata, ci si rende conto di quanto i cittadini che magari vivono vicino a queste zone possono soffrire per questi disagi. E poi anche perché vivo in Toscana, in un paese che è tra i comuni più virtuosi d'Italia, se non d'Europa. Abbiamo una raccolta differenziata al 95%, abbiamo un comune che ha investito tantissimo su questo e i risultati stanno comunque cominciando ad arrivare già da un paio d'anni. Basta, niente, era stato proprio, vi saluto tutti, vi ringrazio di essere tutti qui qua, so che sabato mattina è sempre difficile alzarsi presto e venire a comuni di questo tipo. Stiamo portando avanti iniziative simili anche solo su questo tema in tutta Italia come iscritti, tutto su base volontaria, quindi ringrazio tantissimo il coordinatore regionale Alessandro Manna e Diana Severati, un'altra iscritta del Lazio, perché si sono accollati praticamente tutta l'organizzazione e so benissimo che è sempre molto difficile organizzare questo tipo di eventi. Buon lavoro!